Auretta, prego. Sì, apro volentieri la discussione. Se poi qualcuno si sottrae al dibattito per sentire prima gli altri, io invece rivendico con forza questo intervento che faccio. In primo luogo volevo ringraziare per questo volume che abbiamo ricevuto, questo prezioso volume, tra l'altro dedicato a una cara amica che non c'è più, che è Francesca Pelini. E penso che sarebbe opportuno che in questo consiglio questo volume fosse letto prima di prendere la parola. E ringrazio in primo luogo il comitato che ha promosso la raccolta di firme. Una raccolta di firme che ha raggiunto circa le 30.000 adesioni, perché sembra che in questo Consiglio Comunale io ho il doppio del tempo, Presidente, perché sono due mozioni. Quindi voglio avere il mio tempo per poter ragionare. Sembra un fatto privato, qualcosa che qualcuno si è alzato un giorno, una mattina, proponendo un'iniziativa estemporanea. Ci sono 30.000 firme e sono state raccolte in tutto il nostro Paese. E lì io voglio ringraziare i proponitori del comitato, oggi nella persona del professor Battini e del professor Endin, perché hanno fatto riscoprire alla città di Pisa la figura dimenticata di Giovanni da Chiardi. È stato ricordato il profilo di da Chiardi. Si è reso responsabile dell'applicazione all'Università di Pisa delle leggi razziali, dell'allontanamento di 290 studenti stranieri, di numerosi studenti italiani e di 20 docenti. Anche i meriti scientifici che nessuno ha mai negato, neanche i promotori dell'iniziativa, da parte dell'ex rettore Podestà, però vengono in secondo piano, totalmente in secondo piano, rispetto alle gravissime responsabilità di chi è stato braccio armato del regime nell'applicazione di una delle vergogne del nostro paese, delle tragedie più immani che noi abbiamo davanti. Io non so quanti in città sapessero chi fosse, prima dell'inizio di questa iniziativa, Giovanni da Chiardi. E grazie al dibattito che è stato sollevato dai qui presenti, ma anche ricordo Davide Guadagni, con l'audizione della comunità ebraica, dell'ANPI, dell'Associazione degli Ex Deportati, da Chiardi è diventata una figura conosciuta nella nostra città. È diventato un tema di dibattito nella nostra città. Il comitato è riuscito nell'intento di tirare fuori da Chiardi dalle ombre della storia pisana, perché questo è quello che è avvenuto in tutti questi anni ed è questo il grande merito, a mio avviso, di questa discussione pubblica. Ados Vigongiali, parlando di Pisa, l'ha definita una smemorata Macondo, una città che tende a dimenticare la propria storia e le proprie ombre, in particolare le figure più ambigue e tetre che l'hanno popolata. Questa proposta di iniziativa popolare che chiede di cancellare un nome, quello di Giovanni da Chiardi, ha come obiettivo proprio quello di ricordarlo meglio. Io sono molto d'accordo con la fase conclusiva dell'intervento del professore. L'iniziativa di cancellare un nome ha l'obiettivo di ricordarlo meglio, di memorizzarne tutti gli atti e le responsabilità. Altro, come abbiamo sentito dire, che questa è un'operazione di cancel culture, tutt'altro. Purtroppo la vera cultura della cancellazione viene praticata, e questo è avvenuto anche in questo luogo e oggi avviene, quando le istituzioni si rifiutano di fare i conti con la storia, di vedere il passato per quello che è stato, nel bene e nel male, negando la possibilità di praticare culture della memoria. E di questo ce ne sono tanti casi nella nostra città. Ne cito uno, è quello che è successo per Piazza Serantini, che nessuna amministrazione comunale dal 1972 a oggi, in 50 anni, ha mai voluto fissare nella toponomastica ufficiale. Ma per la cittadinanza, invece, quella rimane Piazza Serantini. Io ritorno su un punto. La memoria è importante e questa è la seconda volta che si affronta questo tema in Consiglio Comunale, perché vorrei ricordare a questo Consiglio che è la seconda volta che si discute questo tema dell'intitolazione, della cancellazione e dell'intitolazione a Giovanni da Chiardi. Avvenne esattamente il 16 novembre del 2021, perché, ribadisco, la memoria è tema importante, la cancellazione è un tema ancora più importante.
La ricordo perché è bene fissare quello che è avvenuto in quest'Aula e che oggi si ripropone. Quando fu presentata una mozione che raccoglieva l'appello che già era noto da tempo, il consigliere Buscemi in maniera pacata disse rinviamo la discussione. La destra, Fratelli Italia, la Lega dissero invece no, è bene che ne discutiamo. E già una volta questa richiesta di intitolazione è stata cancellata, perché sembra che questa è la prima volta che avviene questa discussione in questo luogo. Sono 2 anni che è un tema nazionale di discussione e oggi ancora una volta si prova a mettere la testa sotto la sabbia dicendo rinviamo, magari chiediamo una commissione. Poi avrò modo di ritornare anche sull'elemento. Veramente io non riesco a capire fino a dove possa arrivare la presa in giro nel momento in cui si chiede una commissione coinvolgendo l'Università di Pisa. Ma su questo ci arriviamo dopo. Ed è bene avere memoria di quella discussione, perché è una delle pagine più buie della storia decennale di questo Consiglio Comunale. Una delle pagine più nere, quella discussione che avvenne sulla cancellazione dell'intitolazione, una delle pagine più vergognose. I motivi che furono portati alla maggioranza furono indegni. La proposta è stata definita, cito testualmente perché ho risentito puntualmente le registrazioni. Un'opera di qualche radical chic che ha occupato posti di rilievo grazie alla sua appartenenza politica e che vuole creare dei nemici inesistenti e delegittimare gli avversari politici. Il consigliere Nerini. Si tratta di una revocazione rancorosa, il consigliere Conversano. Si colpisce un simbolo per costruire un consenso strumentalmente e mantenere viva la sinistra, il consigliere Mannocci. Secondo questa logica si dovrebbero togliere i premi Nobel e le onorificenze agli scienziati e gli attori che aderirono alla Repubblica di Salò, il consigliere Cognetti, o la lupa in Piazza del Duomo, la consigliera Punzo. Secondo la maggioranza, quindi, la proposta era di respingere, chiude il consigliere Pasqualino, perché i residenti di Via da Chiardi ne subirebbero danni economici. Difficoltà tecniche per le bollette, si cambierebbe l'identità di cittadini che hanno un forte senso di appartenenza legato al nome di Da Chiardi. Io credo che ci sia un grosso problema se si arriva a dire c'è un senso di appartenenza ai cittadini per Da Chiardi, vista la storia che lui porta e la responsabilità che ha. Io questo lo dico perché sono scolpite queste parole nella loro gravità e oggi si prova con un sotterfugio a non affrontare ancora una volta l'argomento. Questo era il tenore degli interventi dell'assemblea cittadina della nostra città. Io provo orrore per questa discussione. E oggi arriviamo alla pantomima che si chiede il coinvolgimento dell'università. Perché mentre magari si prova a vivere in questa bolla, quelle parole pronunciate in quest'aula hanno avuto degli effetti. L'Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant'Anna, la Scuola Normale Superiore, hanno preso unanimemente nei loro maggiori organi di governo delle mozioni in cui chiedono l'applicazione della proposta che viene dal Comitato. L'Università di Pisa, il Senato Accademica, ha fatto una scelta simbolicamente di una rilevanza fortissima, che è uno schiaffo morale, etico e politico alla nostra comunità. Nell'anniversario del giorno della memoria, votano in Senato Accademico una mozione chiedendo la cancellazione dell'intitolazione a Via da Chiardi. Questo è avvenuto nella nostra città e questo forse qualcuno non l'aveva voluto vedere. Come si fa a dire che convochiamo una commissione per coinvolgere l'università? Il rettore Mancarella, l'ex rettore Mancarella, in maniera, come dire, equilibrata, dopo l'approvazione in Senato Accademico di questa mozione, alla domanda del giornalista che gli chiede si aspetta che questa promozione produca delle reazioni nelle istituzioni cittadine, non sta a me dire cosa deve fare il Consiglio Comunale, me lo auguro. Mi auguro che si possa magari ridiscutere trovando la forma giusta per soddisfare questa richiesta, sicuramente molto sentita dal nostro Ateneo. Qualche giorno dopo la decisione del Senato Accademico, la Scuola Normale, nella persona del direttore, del vicedirettore, il professor D'Ambrosio e il professor Piazza, con l'approvazione di questa mozione del Senato Accademico, ribadiamo il convincimento
che non si possano dedicare strade, piazze, monumenti a personalità del passato che non incarnino i valori di democrazia, libertà, giustizia sociale su cui si deve fondare la vita pubblica e civile, presente e futura. Auspichiamo pertanto un ripensamento da parte dell'amministrazione comunale riguardo alla decisione di non cancellare l'intitolazione di una strada a Pisa a Giovanni da Chiardi, che in un periodo così drammatico quale quello della promulgazione delle leggi razziali fu corresponsabile in quanto rettore dell'università dell'epurazione dall'Ateneo Pisano di decine di docenti e studenti ebrei. Io credo che negli ultimi anni siano avvenuti dei passaggi importanti nel mondo accademico che provano a fare i conti con quella drammatica storia che ci veniva raccontata di complicità, di connivenze, di ambizioni accademiche, di fronte alla tragedia, al dramma. Però l'università questo percorso l'ha assunto, questo consiglio comunale no. Questo è il dato politico drammatico che emerge ulteriormente da questa vicenda. E mentre c'era questo dibattito in questo consiglio, i maggiori vertici, alla luce di discussioni, approfondimenti, riflessioni, unitariamente dall'università alla normale al Sant'Anna hanno preso questa posizione per dargli ancora maggiore forza e rilievo. Per cui io credo che veramente l'unica cosa che invito a fare la maggioranza è ritirare questa mozione. Poi entrerò nel metodo rispetto nella seconda parte del mio intervento, ma nei contenuti è inaccettabile continuare a provare a dire verifichiamo chi era questo personaggio. Cerchiamo di capirne le ragioni, qual era il profilo, se opportuno o no. Noi non abbiamo dubbi, non abbiamo dubbi su questo. Siamo favorevoli alla sostituzione del nome di Giovanni da Chiardi, fino a ieri per molti uno sconosciuto, e oggi figura nota di podestà e rettore complice dei carnefici. Rettore complice dei carnefici. E di sostituire con il nome di una vittima di quell'immane tragedia, Raffaello Menasci, inghiottito dall'abisso della Shoah, come recita la petizione. La vicenda di da Chiardi però per noi deve rimanere visibile, raccontata da una cartellonistica semplice e a misura di cittadino che potrebbe collocarsi anche nel giardino tra via delle Trincere e via Canavari. È necessario promuovere, sì, dopo che però la decisione sia assunta, a decisione assunta, occasioni di approfondimento storico, autentico e sincero, portati avanti professionalmente, così come la petizione che è stata proposta, per approfondire le responsabilità che la città e l'università ebbero sia nello sterminio che nell'avvento del fascismo. Ricordiamo che da Pisa veniva Guido Buffarini Guidi, sottosegretario all'interno negli anni 30 e ministro durante la Repubblica di Salò, nato a Pisa, laureato a giurisprudenza nell'Ateneo Pisano, podestà di Pisa, autore dell'ordine di polizia nel novembre del 1943 che disponeva l'internamento di tutti gli ebrei. Nessuno mi sembra abbia mai scritto una biografia su questo personaggio, e allora, riprendendo quella citazione che facevo, quella felice e infelice citazione che faceva Atos Vigongiali, quella smemorata Macondo della nostra città è difficile da scalfire. E allora su questo occorre lavorare se dobbiamo fare degli approfondimenti storici, se dobbiamo fare un dibattito, non sul relativismo su chi è stato da Chiardi o se merita o non un'intitolazione, ma su quello che è avvenuto nella nostra città e sulle responsabilità politiche e accademiche che hanno consentito quello che è accaduto. L'iniziativa non può che avere questo significato per noi: togliere il nome di da Chiardi da una via della città e sostituirlo con quello di Menasci. La storia non si può cancellare e l'oblio non favorisce la coscienza civica. L'oblio non favorisce la coscienza civica, perché questo luogo, per quanto denigrato e degradante ormai per certi versi, dovrebbe essere un luogo di riferimento per la costruzione di una coscienza civica della nostra comunità. Chiediamo che la nuova via Raffaello Menasci diventi un simbolo della capacità di una comunità di fare i conti con il proprio passato e di educare le nuove generazioni alla consapevolezza della strada che abbiamo dovuto percorrere
per una democrazia e una libertà che ogni giorno dobbiamo sempre difendere. Siamo sicuri che di fronte a una proposta positiva, fatta di iniziative di cultura storica, socialità e cura nel quartiere, a cominciare anche dal giardino di Via delle Trincee e Via Canavari, come proponevamo, non potranno che venirne risposte positive da parte del quartiere stesso. Questo manca nella nostra città, il coinvolgimento dei quartieri in azioni di recupero della storia cittadina. E allora noi diciamo che Via Menasci, perché così vorremmo che da oggi si potesse chiamare dal punto di vista politico e simbolico, che Via Menasci possa essere il primo esempio per la nostra città di questo lavoro di azione di recupero. Questo dovrebbe essere il significato del dibattito che facciamo oggi. Questo dovrebbe essere il significato di un'assemblea che si assume fino in fondo in maniera non retorica. Non retorica. Quelle che poi sono le giornate della memoria che affrontiamo spesso in maniera sì retorica in questo Consiglio Comunale. Io devo essere sincero e ritorno su un punto. Non mi sarei mai aspettato che la maggioranza presentasse un'altra mozione alternativa a quella che è stata depositata, perché poi gli atti e il modo con cui li presenti fanno la sostanza anche della tua proposta politica. Lo dico per varie ragioni, perché non solo avete bocciato un anno fa questa mozione, ma perché questa iniziativa è stata depositata a luglio con le firme di cittadini, le forze politiche. Anche qui vorrei che fossimo chiari, il mio gruppo non è in alcun modo presentatario di questa mozione. Il mio gruppo si è messo a disposizione tecnicamente insieme al capogruppo Trapani perché questa mozione potesse essere presentata. Politicamente noi la condividiamo. Ed è ancora più, come dire, sconcertante che a fronte di un documento depositato da 6 mesi in cui la maggioranza ha rifiutato ripetutamente di poterla calendarizzare questa discussione. Quando dico che si è messo la testa sotto la sabbia, dico esattamente questo, perché noi veniamo da conferenze di capigruppo ripetutamente in cui questa mozione non si è potuta calendarizzare e che è diventato anche un fattore politico di scontro, ma per scelta vostra, perché vi siete sottratti alla discussione e oggi, ovviamente, non essendo in grado di assumere una posizione chiara e netta. E mi dispiace che il sindaco a questa discussione oggi non ci sia. Non solo mi dispiace che il sindaco, almeno finora, poi mi auguro che partecipi alla discussione, perché vorremmo sapere la posizione del primo cittadino. Io ho appreso dalla stampa che nello scorso aprile c'era stato un approccio, dei confronti, di cui non si ha più traccia, di cui non si sa più nulla. Per cui oggi arriva questa mozione di iniziativa popolare. Non credo che nessuno, tra l'altro dei proponenti, mirasse a uno scontro politico né tantomeno di altra natura. Ma credo che si è stati costretti ad arrivare a una mozione di iniziativa popolare nel momento in cui da parte dell'istituzione non c'è stata nessuna risposta. Qui la domanda a cui questa maggioranza e il sindaco devono rispondere è se si è d'accordo o non si è d'accordo a mantenere questa intitolazione. Non ci sono vie di fuga rispetto all'assunzione di questa responsabilità. Non c'è un terzo tempo. Non c'è la possibilità di fare ulteriori verifiche con commissioni fasulle e farlocche che vengono proposte. Sì, fasulle e farlocche sono. L'Università di Pisa vi ha già detto all'unanimità, nella sua più alta carica, qual è la posizione politica. Non si può omettere, è disonesto intellettualmente richiamare l'università per una verifica su questo, quando all'unanimità ha approvato al Senato accademico una posizione di questo genere. Questo deve essere uno dei temi che va messo all'ordine del giorno, nella giornata di oggi. Io invito, ribadisco, la maggioranza a ritirare questa mozione e a confrontarsi sulla mozione di iniziativa popolare presentata, a assumersi la responsabilità politica fino in fondo, su un voto favorevole o su un voto contrario. Cioè, nella politica bisogna assumersi delle scelte. Oggi più che mai c'è qualche imbarazzo? Io credo che imbarazzi su una vicenda del genere non ce ne possano essere. Gli imbarazzi ci sono stati. Io, come dire, apprezzo la pazienza, la costanza che è stata dimostrata dai presentatari. Perché questo, ribadisco, non è la prima discussione. Forse la maggioranza dovrebbe iniziare dicendo
ci scusiamo delle frasi che abbiamo pronunciato un anno fa in quest'aula, che il problema erano le difficoltà tecniche dei cittadini per le bollette, che era qualche radical chic che doveva fare per proprio gusto, per sostenere qualche parte politica. Forse di questo bisognerebbe anche chiedere scusa in questo Consiglio Comunale ai proponenti e alle migliaia di persone che hanno sottoscritto questa mozione, alle migliaia di persone, a chi ha lavorato e ha prodotto questa ricerca. Io mi auguro, perché io credo che la città ci guardi, ma non solo la città ci guarda su questa discussione, è diventato un fatto nazionale, come è giusto che sia. Il mondo della cultura, della ricerca, della storia guarda quello che fanno i consigli comunali, alle posizioni che assumono. Oggi il voto che si esprimerà oggi è uno spartiacque nella storia di questa città, e lo è diventato per fortuna e grazie all'iniziativa di questo comitato, e che ci dà una possibilità, un'occasione di provare a fare un passo in avanti come comunità politica e sociale di questa città. E a noi la sfida. La società, virgolette, i promotori dell'appello, i tantissimi firmatari, questo passaggio l'hanno fatto, ponendo alla politica e alle istituzioni di assumersi la responsabilità e di fare questo passaggio di maturità. Io mi auguro che il Consiglio Comunale oggi lo faccia. I presupposti sono dei peggiori, ma faccio un ultimo appello a ritirare questa mozione e a esprimersi nel merito della mozione presentata, ognuno assumendosene fino in fondo la responsabilità. Io credo che questo sia un dovere politico ed etico. Il nostro voto sarà quindi favorevole, Presidente, alla mozione iniziativa popolare che è stata presentata.